Mia madre mi dice sempre, quando parli agli eventi, alle persone, non parlare mai di religione, di politica, di Covid. Sempre questo mi dice, no? Parla del tuo. C'hai una laurea, parla di questo. Però io quando ero ragazzo, faccio un piccolo strappo alla regola, non è né politica né Covid, un po'. Quando ero ragazzo io mi ricordo che c'era la crisi. Cioè, ero cresciuto con i telegiornali, con la crisi, la crisi, la crisi. Non ci sono soldi, si doveva fare una manovra finanziaria dove tiriamo la coperta, di qua, di là, i miliardi, la manovra. Però poi è arrivato il Covid, soldi ci sono. La guerra, armi, ci sono i soldi. La sanità mai, non ci sono mai i soldi. Ok, uno si deve pagare due volte i denti, la prima con le tasse, che paga durante la vita per il sistema pubblico, la seconda poi perché deve andare dal privato. Ok, con tutti i soldi che uno ha pagato la vita, dovrebbero i medici essere pagati dallo Stato con le tasse pubbliche e avere dei denti 5 stelle perfetti. Ok, questa è quella che è la mia visione della sanità, che da qualche parte qualcuno conviene avere il sistema pubblico che non funziona. Non parlo dei dentisti, vedrete quello che sarà. La medicina in Italia sarà sempre peggio, sarà. E aumenterà il turismo medico, trapianti, dialisi, oculistica. Già l'ho visto io il futuro dell'Italia. L'Africa, l'America stanno andando in Turchia a curarsi le persone. Da noi ancora c'è il sistema pubblico, ma le liste d'attesa diventeranno infinite, quindi di fatto sarà un sistema privato.